Beh, oggi vi parlo di Sogno d'esistenza di Ludwig Wiesbanger, un autore fondamentale nell'ambito della psicopatologia fenomenologica. Mi hanno detto di sorridere un po' di più e quindi di essere meno serioso, meno impostato. Ci proverò. E questo è un testo fondamentale per comprendere qual è il punto di giunzione che noi possiamo trovare, tra psicanalisi e fenomenologia. Questo è un testo che ha un'introduzione, è stato pubblicato originariamente nel 1930 e poi è stato tradotto diversi anni dopo in francese con un'introduzione davvero illuminante di Michel Foucault. Il giovane Michel Foucault scrive un'introduzione che è addirittura più lunga del testo di Biswanger e lui lo fa non per commentare solo il testo di Biswanger, ma per cercare di far venire fuori tutte quelle cose che Biswanger dice lasciandole intendere, dice lasciandole intendere alla mente del lettore. Il tema è il sogno, che noi tante volte possiamo considerare come qualcosa di effimero, una sorta di rapsodia di immagini senza senso. E invece Biswanger in questo testo fa del sogno il luogo principale dove un'esistenza può entrare in rapporto con se stessa. Certo, parlare di che cos'è l'esistenza non è semplice. Biswanger ci prova innanzitutto disabilitando due tipi di fraintendimenti, cioè immaginare che l'esistenza sia l'esistenza biologica, l'esistenza del corpo, e poi in modo freudiano, perché Biswanger è anche uno psicanalista, mette fuori gioco l'idea dell'io, della coscienza padrone di se stessa. Ed è particolare questa operazione che fa nel cercare di rintracciare la matrice fondamentale che ci rende umani. Quindi il sogno non è soltanto qualcosa su cui fare psicologia del sogno, e questo è un po' il superamento che Foucault dice che fa Biswanger rispetto a Freud. Non fa soltanto quindi una interpretazione dei sogni, ma cerca di rintracciare l'aspetto fondamentale di ciò che ci rende umani proprio nella dimensione onirica, nella vita onirica. Nella sua introduzione Foucault dice alcune cose che ci possono far capire essenzialmente quanto il linguaggio ci rende umani. Io direi che Sogno d'esistenza è una teoria fenomenologica sul linguaggio. Ed è il linguaggio, infatti, che Biswanger chiama la nostra comune patria spirituale. Se vogliamo capire che cos'è la vita spirituale, secondo Biswanger, bisogna passare attraverso l'idea di linguaggio che lui ci propone. Ma stavo parlando invece di Foucault, che nella sua introduzione, adesso lo cerco, dove fa un cenno a proposito di Husserl e Freud, ecco, dice: varrebbe la pena di insistere un po' su una coincidenza di date. 1899 le ricerche logiche di Husserl, 1900 la interpretazione dei sogni di Freud. Duplice sforzo dell'uomo per rientrare in possesso dei propri significati e per rientrare in possesso di se stesso, qua dice nel proprio significato in questa traduzione, ma in un'altra traduzione che possiamo trovare nell'introduzione di Foucault pubblicata da Cortina, vediamo che non c'è la parola significato, ma entrare in possesso della propria significazione. Che cos'è la significazione? La significazione è l'apertura verso l'esistenza prima ancora che un significato sia stato del tutto definito. Tant'è che in altre pagine importanti Foucault dice che in fondo Freud fa risalire la nostra ricerca psichica a quel punto in cui ancora parole e significato non hanno stretto un legame. Ecco, nel sogno c'è la possibilità di entrare in rapporto con se stessi, prima ancora, come dice ad esempio Biswanger, prima ancora che forma e contenuto siano disgiunte. E questo è l'aspetto sorgivo del sogno. Quindi non sono soltanto delle immagini che hanno già la forma di narrazione, di testo da decifrare. Biswanger dice: nel sogno noi entriamo in rapporto con l'intreccio tra forma e contenuto prima ancora che un fulmine le abbia separate.
per chi è un po' lacaniano, troverà in questo fulmine che separa forma e contenuto la cosiddetta barra della rimozione, la castrazione simbolica, cioè il fatto che forma e contenuto non possono mai del tutto coincidere, c'è sempre un contenuto che nessuna forma riesce a rappresentare. Lo so, mi sto dilungando un po', però questo testo oggi me lo vorrei gustare un pochettino di più rispetto agli altri che sono stati più brevi. Volevo ancora far parlare il testo passando per... Scusate. Queste parole di Biswanger nella traduzione italiana, nostra comune patria spirituale, il linguaggio. Perché il linguaggio che è il linguaggio che scrive e pensa per tutti noi, prima ancora che il singolo sia giunto a scrivere e a pensare in proprio. Ecco uno dei modi fenomenologici per dire che noi siamo parlati dal linguaggio. Quindi invece di essere noi padroni del linguaggio, noi siamo effetto del linguaggio. In questo senso il sogno ci mostra quanto il nostro fondamento esistentivo, il nostro essere concretamente ancorati alla nostra vita avvenga in un momento dove noi nasciamo innanzitutto come effetto del linguaggio e non come padroni del nostro dire. Questa essenza, l'essenza del linguaggio, affonda le sue radici nella nostra esistenza più autentica, dove la forma e il contenuto della vita spirituale permangono ancora indistinti, in attesa di quel fulmine che investendoli li separerà. Un linguaggio fantastico. In più, Biswanger fa tutto un discorso sulla dimensione filosofica e scientifica della nostra conoscenza. Biswanger non va inteso come uno psichiatra che ha avuto una formazione psicanalitica, amico di Freud, collega di Freud, studioso, allievo, potremmo dire, della tradizione fenomenologica. Non è soltanto uno che cerca di implementare Husserl e Heidegger nella psichiatria, perché lui non applica il metodo filosofico alla pratica clinica. A lui non interessa trovare neanche il fondamento a priori di tipo trascendentale che ricerca invece la filosofia. A lui interessa riconoscere nell'esistenza concreta, nella vita pulsante dei suoi pazienti, lì la dimensione del fondamento. Quindi non qualcosa, qualcosa, ecco, potremmo dire, di estremamente incarnato. Minuti sto parlando, troppi. Però io voglio ancora continuare, mi voglio... Pazienza, magari qualcuno mi criticherà. Ad esempio, vabbè, niente, questo lo salto, visto che sono 8 minuti che mi sto dilungando troppo. Ah, questo però voglio ancora dirlo. Guardate questa immagine. Non dobbiamo dimenticare che l'uomo spinge il suo carro dove vuole, ma sotto le sue ruote gira inavvertita la sfera che egli percorre. Più avanti dice: ciò vale tanto per la teoria puramente scientifico-genetica del sogno quanto per la sua valutazione etica, per il problema della responsabilità morale del sogno. Ma più avanti dice: nella distinzione di Freud tra l'io e l'es, di Eberlin tra l'io e l'universo, di Jung tra l'inconscio individuale e l'inconscio collettivo, di Schleiermacher tra la coscienza dell'individuo e la coscienza della specie, di Agostino, tra ciò che accade in noi e ciò che accade di noi, si esprime sempre la differenza tra il carro e la sfera, sul cui il carro si muove. Ecco, noi siamo il carro che si muove sulla sfera del linguaggio. E il sogno ci riporta lì. Un uomo solo, l'uomo, noi siamo uomini solo in quanto siamo in grado di penetrare nel mondo del sogno, delle immagini e dei sentimenti. Quindi l'idea di Biswanger è quella di pensare che la nostra essenza, la natura profondamente umana del nostro esserci, il fondamento della nostra esistenza, lo possiamo cogliere solo confrontandoci col sogno. Vediamo se trovo. Ah, ecco. Quando
Quando sogna l'uomo è funzione di vita, quando è desto egli fa storia di vita. La vita come funzione è una cosa diversa dalla vita come storia. Eppure entrambe hanno un fondamento comune, l'esistenza. Il nostro scopo era quello di definire il luogo del sogno nell'ambito di questo fondamento. Sarebbero altre cose da dire, però spero che posso indurvi a leggerlo, ci sono diverse analisi formidabili, ad esempio dei sogni di Goethe che faceva un anno prima, però mi dici di intagliare. Bene, un saluto a tutti.